Ravazzi, Lumi, quindi il nostro gruppo della Lega ben rappresentato. Io vorrei solo dire che personalmente separo le due cose. Uno, ciò che verrà presentato in giunta oggi, che è un qualcosa di estremamente innovativo qui per la nostra città e che porta un po' di giustizia. È quello che fa il nostro consigliere regionale Benvenuto, che è proprio una modifica della legge che sicuramente va sempre in quella direzione e quindi un cambiamento molto importante per la regione Piemonte su questo tema. Un tema che è già stato affrontato da altre regioni e che è stato comunque accettato. Secondo me è una questione di giustizia, guardate. Qui non si lotta contro nessuna tipo di razza, di colore, qui si tratta di eliminare i furbetti, qui si tratta di dire la casa la diamo a chi ne ha più bisogno, quindi ritenendo che questo sia proprio che sia proprio un'operazione di giustizia sociale, ci vede proprio come gruppo convinti nella presentazione di questo ordine del giorno. Non sarà l'unico ordine del giorno che presenteremo, ce ne saranno altri, presenteremo anche altre proposte. Questa è sicuramente una proposta interessante per Alessandria, è una proposta che viene fatta dalla Lega perché la Lega si pone sempre al servizio dei cittadini, guardate, non di un certo tipo di cittadino, ma dei cittadini tutti in senso generale. Noi riteniamo che sia importante che questa proposta di giunta che passerà poi in consiglio e il nostro ordine del giorno vengano recepiti da tutti, non solamente da coloro che sono vicini alla Lega, devono essere recepiti da tutti come l'inizio di un nuovo modo di fare politica, cioè un modo che dà la possibilità a chi ha meno di poter usufruire di quelli che sono gli aiuti che l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale e voglio dire anche più in là a livello nazionale, questi aiuti che il nostro paese può dare. Può dare a tutti perché comunque chi abita ad Alessandria da 15 anni, da 10 anni, poi vedremo come uscirà questa delibera, può partecipare tranquillamente al bando. È normale che se uno possiede già una casa, due case che non sono qui, sono da un'altra parte e decide di stabilirsi qua, può anche eventualmente vendere la sua casa da una parte e acquistarla nella nostra zona, quindi dando anche un impulso a un certo tipo di commercio. Quindi senz'altro. Io credo e sono convinto che anche il nostro gruppo, i nostri consiglieri siano d'accordo che questo sia un passo verso una giustizia sociale maggiore, più importante, più giusta.